Ciao a tutti, buonasera, benvenuti nel nostro canale di Manuel papà. E papà. Vai, fai tutti gli inviti, no? Allora iscrivetevi al canale, commentate, mettete un su e flaggate la campanellina, non si inizia. Sì. O non so se inizia. Perfetto, allora diciamo come questa volta facciamo ogni missione, ogni video. Ogni episodio. Ogni missione facciamo un video. No, ogni missione. Quindi quando finisce la missione, una. Esatto. Finisce il video, perché sennò dura un casino. Esatto. Dura 50. Il primo è durato 56 minuti, poi il secondo. Non si sa. Dipende ha fatto. No, è durato 57 minuti e 4 secondi. Ok. Dipende dalla o 3 secondi. Dalla missione. Quindi. Diciamo che c'è una missione principale, da quello che stiamo capendo come funziona il gioco, c'è una missione principale e poi ci sono delle missioni secondarie, ovviamente per fare pratica, per raggiungere i livelli, perché in questo caso il gioco non ci chiede di uccidere un cattivone. Dove? E lo stavo cercando. Aspetta, no, però lui ha un livello 5, noi in alto a destra abbiamo... Livello 3. Non so se nella schermata si vede. Sì, in alto a destra. Si vede, si vede metà. Ah, e allora bisogna settare poi dopo. Vabbè, ormai l'abbiamo fatto. Ok, si parte, vediamo la mappa. Mappa, ok. Prendiamo una missione, scegliamo di fare una missione. Ok? Ma le missioni sono qui. Le missioni sono queste nella mappa, vedi? Questi qui, ce n'è uno vicino, esatto, punto esclamativo, quello lì, il... Ma ce ne sono altri, c'è anche qui. E deve arrivare laggiù, abbiamo uno vicino. Quello qui, due il, centimetri. Il guaritore. Il 102 metri. Vai. Ora dov'è? È laggiù, vai. 346 metri. Ricordiamo che finalmente siamo riusciti a migliorare la grafica. Sì, ragazzi, il primo eravamo gli anni 80. Le cose degli anni 80 eravamo. I primi registramenti degli anni 80. I primi. La cosa grande di questo gioco è che veramente quando ti avvicini a un personaggio, a un gruppo di persone, proprio senti parlare. Fatto bene. Cosa? Gioco. Perché? La grafica? La grafica, tutto. Rabbia! Bayek, il mio cuore è felice di vederti di nuovo a Siwa. Dove? Dove la ragazza? Ah, ecco ti... si chiamava Rabbia, mi ricordo, nel primo episodio. Grazie a te, Senua è guarita. Non credevo l'avrei più rivista. È una combattente tenace. Come te? Bayek. Ebzefa mi ha detto che ti prendi cura degli abitanti del villaggio. Mi piacerebbe poterti aiutare. Sei gentile. Che la tua anima sia benedetta. Un aiuto può sempre servire. I soldati sono degli animali. Praticamente chiunque qua ha lividi, tagli e ossa rotte. Per aiutarli ho organizzato un rifugio di fortuna nel vecchio tempio in rovina. Rifugio? Gli amici mi portano medicine da Yamu. Ma ora i soldati fermano chiunque prima dell'ingresso nel villaggio e lo depredano. Allora, abbiamo provato a trasportare le medicine su una barca. Ma i soldati hanno fermato anche quella. Hanno affondato l'ultimo carico. Le giare delle medicine sono finite tutte in fondo al lago. Andrò io a recuperarle. Grazie, Bayek. Porta tutto al vecchio tempio. Sto andando là adesso. Le medicine potrebbero trovarsi ovunque nel lago. Meglio chiamare Senu. Senu, Camus, mi ha detto di chiamare Senu. Mi aveva detto di chiamare Senu. Sì. Devi... Ma per cosa? Segnalo nella mappa, prima, aspetta un attimo. No, nel senso... Aspetta. Ma papà... Aspetta, vai qui. Ecco, il guaritore. Quello lì, guaritore, cliccaci. Perfetto. Allora, trova le giare e recupera le dalla nave affondata.
Rabia lavora come una guaritrice per aiutare. Ok, vediamo. Andiamo a vedere nella mappa. Ok, l'ha aggiornato. Trova leggiare e recupera il ruolo della nave. Cosa? Ho cliccato lì! Allora, bisogna andare. Guarda, va fa. Nave. Dove? Quale? E quale nave? Bisogna andare in qualche lago. Allora io conosco un lago che abbiamo trovato. Lì c'è. Ecco, guarda, 162 laggiù. Vai laggiù. Ah. Perché mi dici di chiamare Senu? Esatto, perché chiama così vedi dove arrivi, dov'è? Aspetta. Ma cosa? Ora l'ho perso, Gesù. Qui, qui. Bersaglio localizzato? Ah, è lì dentro. Ok. Quindi vai. Quindi me l'ha segnalato. L'hai localizzato? Me lo dice. Vabbè, tanto è lì. Tutto di sott'acqua. Come si fa andare in acqua? Che boh, te lo dice? Te lo dirà in qualche modo perché io non lo so. No. No. C'è qualcosa in acqua? È la nave! Vai, position gare! Perché chiede? Con Semo bisogna fissare la mappa. Aspettaci! È qui! È sotto, esatto, aspetta un attimo. Quindi cosa? Premi questo. Ok, vai, premi il tasto destro del mouse. Papà, perché mi perdo? Vedi, tieni premuto. Allora, dov'è? Cosa devo tenere premuto? Il tasto destro qui, del mouse. Qual è il tasto destro? Questo, tasto destro, tasto sinistro. Tasto destro, tasto sinistro. Allora. Vediamo un po' qua. Cosa ha preso? Ah, clicca. E ora? Ma quindi ci andiamo? Non so perché mi chiede. Vi dice premio per chiamare se. Come si va sott'acqua? Bisogna vedere come si va sott'acqua. È giusto, ma. Aspetta, forse. Dove? C, vai. Vai. Che spettacolo, ragazzi! Però poi qua, guarda le bolle, guarda le bolle! Come si fa ad andare in su? In parte bisogna imparare ad andare in su! C'è... Ok... Ok... Oddio! No, ragazzi, è la prima volta che andiamo sott'acqua! Ok... Guarda dove... No! Vai, per me, interagisci? Ok, fatto, torna su con alt, torna su. Ok, bisogna prendere l'ossigeno. Ok, vai a prendere l'ossigeno. Oh, è così in alto? È uno spettacolo, guarda come è fatta bene l'acqua. Ok, ora sono sparse, ok, le giare sono sparse sotto nel fondale, quindi bisogna cercare anche a trova. Con che cosa? Con l'aquila. Se è un'aquila, è un'aquila. Sì, ma non può andare di sott'acqua. No, ma lui può guardare dall'alto, penso, no? Riesce a visuale. Aspetta, forse questo. Adesso. Ah, mamma. Ok.
Oddio, la marea mi ha spostato. C'è stata la marea. Sai la marea? Le onde che ti spostano senza che tu non te ne accorgi. Ci sono le maree che si chiamano. Io le chiamo così, maree, che sono tipo delle piccole onde, sono tipo delle correnti che ti spingono senza che tu te ne accorgi verso la riva, o da un'altra parte, o a destra o a sinistra. Sinistra, destra. Capito, ma non è. Vedete? Cosa? Guarda come funziona. Funziona così. Lei ti indica, ora prima mi indicava. Lì. La direzione va a sinistra, a destra. Quando ti avvicini, lui riesce a localizzare, ok? Ma quindi bisogna essere in quella posizione dove c'è l'aquila. Perfetto. Cos'è questo? Cos'è? E siccome è il verso dell'aquila. Aspetta. Vedi questi versi? Questo è il verso dell'aquila. Ecco, ho localizzato, sì. L'ho localizzato, vai. Ok. Quindi ci andiamo con il personaggio? Esatto, ci vai col personaggio ora. Vai sulla destra. Dov'è? Laggiù. È proprio vicino a me. Perché sott'acqua. Esatto. È un po' sporchina, quest'acqua. È l'uomo. Scendi giù. L'uomo. Che c'è? L'uomo è vero. A quei tempi non si inquinava. Però l'uomo è duro. Lo vedi che l'uomo è duro, vero? L'uomo è duro. Ora ha iniziato a inquinare, ma all'epoca penso. Sì, però aspetta, andiamo alt. Andiamo a prendere ossigeno. Ora è l'uomo, però è duro ora l'uomo. Non rispetta la natura, ora è duro. Ok, siamo usciti. Ora, bisogna richiamare l'aquila. Facciamo Semu si chiama. Esatto. Ora tu devi volare, girovagare. A un certo punto lui passa degli archi a destra, a sinistra, e ti indica dov'è. Che ha individuato l'obiettivo. Stazionario. Niente. Perché non si sente la musica? Non si sente. Posizione, segnale. Aspetta, no? Papà, ma devo stare nell'acqua. Sì, aspetta. Allora, ti spiego. Allora, vedi? Vedi? Eccolo là. Hai visto? L'ho già visto, ora tasto destro. No, quindi lo selezioni. Esatto, ok. Ma come fai a trovarli? È lui che lo trova, bisogna un po'. No. Vai con il personaggio. È proprio sotto. Ma è vero che ora l'uomo è duro? Di cosa? L'uomo adesso si inquina parecchio. Lo vedi che è molto sporca, non si riesce nemmeno a vedere dove. Che cavolo! Ma come si fa ad andare in giù? Col mouse. Ancora in giù! La pippina! Quanto mi vuoi? Aspetta, vado a. Guarda. Ok. Interagisce? Perfetto. Andiamo a prendere solo la sigla, sì. Trova le giare e recupera della nave fondata. Ok. Porta le giare a Rabian. Rabian è alla casa.
della vita nel tempio. La rabbia sta aspettando le giare. Ok, usciamo dall'acqua. Vedeci 400 quelle leve. Aspetta, ma posso guidare la nave? Bravo. La barca, questa è una barca. Come faccio? Dovresti fare però ti devi mettere in posizione. Salta. Vai da lui. Okay. Gli dei premino la tua generosità. Bravissimo. Andiamo a lì, facciamo. Che spettacolo di gioco, ragazzi, è fenomenale. Cioè, riesci a fare tutto, ma proprio tutto. Oddio. Piano. Vai, Feresse, Iscese. Il Gamerto Iru. Ok. No. Che... come si fa? E di nuovo? E di nuovo, sì. Allora, e... No. No. Dai, mi piace. Allora. Scendi. E da qui mi chiama il cammello. Non ce la faccio. Che bello a piedi, papà. Poi ci metti tanto, grafica. Il posto, com'era bello lì. Muoverti, su! Oddio! Mi sono arrampicato! Attenzione, ci sono le guardie. Dai, no. Ma che ti passa per la testa? Però non si fa così, bisogna essere educati. Ma a quei tempi c'era l'educazione. Sì, penso che l'educazione è sempre esistita. Bisogna vedere tempi, modi, civiltà e tutto. Dio. No! Dai, era bello arrampicare lì, è vero? Però io devo seguire la missione. Lo facciamo. Lo faccio io dopo. Quando lo facciamo il video, lo faccio io dopo. Li provo. E qui, proprio qua. Ah, Bayek. Sia lode ad Amon. Allora. Cos'è successo? Perché i pazienti non sono tra le rovine? I soldati ci hanno cacciato. Anche se pago il nomarca perché mi lasci usare il tempio, ogni tanto i soldati prendono le nostre scorte di cibo e le medicine. Sempre gli stessi soldati. Dicono che è un tributo, una tassa per l'esercito del faraone. Abbiamo appena quel che serve per curare gli sfortunati che ne hanno più bisogno. Avvoltoi. Va bene, Rabia. Farò in modo che non vi diano più fastidio. Stai attento, Bayek. Marsu, già! Vai in position, Geref. Oh, quindi mi sto dicendo... Set bene! No, set per che più! Mi sto dicendo di... No, Julian? Scusatemi. Ci sei arrivato lì? Sì. Cioè, lei mi aveva detto. Mi ha detto una cosa. Uccidi i soldati che saccheggiano la casa del letto. Infatti mi aveva detto questa cosa e io stavo cercando di arrampicarmi qui per vedere se c'era qualche soluzione. Per vedere dall'alto, dalle. Per vedere da qualcosa. Allora, guarito, uccidi i soldati che saccheggiano la casa della vita. Qui c'è poco da rubare e razziare.
Ecco qua, faccio io. Sono gradito. Bisogna un po' accelerare. Perché? Salta. Voglio guardare un po' meglio la situazione. Aspetta, muovi il mouse. Controlla le soldati, ma cosa vuol dire? Però me lo devi mostrare, papà, devo imparare anche io. Questo qui lo vuoi. Te lo faccio vedere. Te lo lascio il mouse, tranquillo. Allora, così, vedi, tasto destro. Ah, ok, quello che mi... Tasto destro. Così. Non devi sparare, devi solo semplicemente passare il mouse di sopra. Ecco, vedi? Guardate che lì registra. Se mi capita di sparare? No, non devi sparare, se no mi scoprono. Oddio, ho visto la luce. C'è qualcuno che ti vede? Chi? Che bisogna non mi piace. Come quella che hai fatto al cervello. Oddio. Hai registrato? Hai registrato? Cosa? Il personaggio. Sì, l'ho registrato, ci ho passato sopra, papà, mentre... Papà, ci ho passato sopra. Guarda. E non mi... Non mi va! È stupido! Non mi va, papà. Qui c'è poco da rubare e razziare. Ma non possiamo saltare. Qui c'è poco da rubare e razziare. Capito. Casa del letto, persona della razione, ci sono. Bisogna uscire tutto. Vediamo se riesco a saltare. Aspetta. Ma quelli lo fai F? Ma devi fare F per stordirlo, sennò. Se lo vuoi stordire devi fare F. Devi andargli dietro di nascosto, furtivo, e fargli F, così lo stordisci. L'unico modo per almeno fare prima. Per fermare. Spiamo, per cosa vuol dire? C'è qualcuno che ti vede? Zuppa di piselli. E quindi abbiamo qui un nuovo personaggio. Se vuole, non abbiamo le cuffie a sufficienza. Non mi entri il nostro. Prova ad avvicinarti al. Lasciamo. Vai. Lascio il posto al nostro amico Kevin. Che è il mio cugino. Buongiorno a tutti. Che fai, mamma? Allora. Poi si fa camminare. Ma non è muore un mouse? Ok, allora, tu sei i miei occhi. Sì. Allora. A regola. Tranquillissimo. Guarda in giù. E allora si fa, aspetta che passa sul dato. Ora! Ecco, mi
No. No. È un errore di grafica. Errore di grafica. Cioè picchia il muro al posto di... È come che attraversa il pugno. Ma si fa a prendere l'arco con l'arma? Tasto destro e miri con il tasto sinistro. Oddio. Si muove un po' troppo. Sensibilità un po' troppo alta. Questi giochi qui, sensibilità. Ma perché? Ma... Scusate, abbiamo un nuovo... mio cugino. Che fa? Perché non mi spara? Perché non mi spara? La grossa era con gli altri. Perché non mi spara? Forse vuole lasciare anche il mirino. Ari. Ma... Scusate, è la prima volta che ci gioco. Aspetta, anche noi eravamo così. Non ci ho mai imparato. Chiappa questo, vai. Devi sedere. Visto? Devi sedere lei. Qui visto. C'era un qualcosa. Nel fissato. Oddio, cosa hai collezionato? Bip. Ti vuoi proprio nascosto? Quando noi, quando qualcuno dice una parolaccia nel gioco, noi facciamo bip, perché ci sono anche i bambini più piccoli che guardano e ascoltano. Ma finché è nel gioco... Oddio! Oh! Ti ammazzo! Ti ammazzo? Ti ammazzo, ammazzo io. Ah, quella rotellina. Cioè, non me l'hai detto. Oddio, come l'hai ucciso? Mi taglio la gola! Che bravo Kevin, eh? Sai chi mi ha insegnato? Manu? Chi? Papà. Mi ha insegnato tutto papà. Ho un pochino imparato anche Kevin. Devi morire! Così! Visto come si impara in fretta? Ma ancora vivo! Oh. Mori! Quello lì vuol dire livello 3. Un po' troppo. A volte anche 4-5. No? Eccoti! Sarà tipo la furia. Secondo me è la furia che quando accumuli questo qui, dici qua sotto? Dove si fa la barra? Perfetto, torna da ok. Il coso giallo, la missione principale. Tieni mano. A te il controllo adesso a sinistra. Guarda lì bene. Guardiamogli l'obiettivo. Alt? Bayek, com'è andata? È andata un po' così così, è un casino. Ora il tempio è vostro. Quei soldati non vi daranno più fastidio. I miei pazienti ti sono riconoscenti. Ah, mi ero dimenticato di darti le medicine che ho recuperato nel lago. Ero così felice che me ne sono dimenticata anch'io. L'oasi di Siwa è fortunata ad averti, Rabia. Promettimi che non ti lascerai consumare dalla vendetta, Bayek. Non penso ad altro. Se Amon vorrà, un giorno sarò libero da questo peso. Quando abbiamo finito questa missione? Ah, missione completata! Il guaritore. Allora, quindi chiudiamo questo video qui. Si chiude qui la puntatina? Sì. Allora c'è stato un nuovo entry che... Un new entry è venuto qui a disturbare Kevin, un po', mio cugino. A rivoluzionare la situazione. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete un pollice in su e fregate la campanellina. Noi salutiamo, facciamo un altro episodio su Assassin's Creed. Un baciotto. Baciotto. Ciao.
Ciao, un baciotto a tutti. Ciao.